spettacolo impegnati nella cultura, oggi qui a sostenere Veltroni. Come mai quest'uomo suscita tanto sostegno, tanto entusiasmo? Perché penso che proprio nel suo sguardo, nel suo percorso, nella realizzazione del suo sogno, che è quello poi di aver costruito l'Ulivo e poi il Partito Democratico, c'è proprio la possibilità di intravedere il futuro, un futuro diverso. Lui ce l'ha fatta, ha perseguito con grandissima forza e tenacia questo suo sogno, questa sua visione, no? Di uno schieramento di democratici invece che i soliti partiti. Ce l'ha da tantissimi anni, c'è riuscito, è riuscito a presentarsi da solo, è riuscito a dare parole diverse che sono quelle poi del mondo europeo, occidentale. Quindi io proprio sono qui perché dico martedì mi voglio svegliare dicendo adesso ricominciamo da capo. E ricominciamo allora in un altro modo, sì. Anche i toni sono quelli da quanto capisco che l'hanno colpita. Beh sì, perché c'è in qualche modo, non è una persona rissosa, è una persona che ha la forza della sua idea, la forza della sua visione, per cui non ha bisogno, è molto amato da noi dello spettacolo, della cultura, ma nella gente normale, è molto amato. Grazie.